Sogno interrotto per le squadre italiane di giocare un derby in finale. Il derby sarà in semifinale al campionato del mondo per club di pallavolo, perché la Trentino Itas è stata sconfitta dal Sada Cruzeiro 3-0. Un risultato molto duro da digerire, ma corretto tecnicamente. Assolutamente sì, vanno fatti i complimenti al Sada che ha fatto una buonissima partita. Da recriminare per l'Itas Trentino invece il fatto di aver perso tanti punti in fretta, soprattutto di ricezione delle serie e battuto per gli avversari. Questa era la cosa da evitare, che ha segnato tutti i set. Nella semifinale l'Itas Trentino giocherà contro la Lube Macerata, che nella sua ultima partita dei gironi ha sconfitto agevolmente il Funvic, quindi dimostrando di essere squadra altamente competitiva e cominciando a recuperare Zajcev. Più che ordinaria amministrazione per quanto riguarda gli avversari, con un De Cecco e Simon spaventosi come sempre, si conoscono da molto, e questa bella notizia: è tornato in campo Ivan Zajcev, che ha fatto 8 punti, 7 attacchi e un ace, l'abbiamo visto bene, il braccio è già in forma, gli manca ancora un po' di salto, ma questo è un bel momento per ritrovare il nostro opposto. Derby dunque, come detto, in semifinale. Cosa ci aspettiamo da questo derby? C'è un po' di favore del pronostico per la Lube, che nonostante alcuni infortunati, anche se uno sta recuperando, mi pare una squadra più completa. Ho visto invece un po' di fragilità anche emotiva da parte di Trento, che sul piano tecnico può essere competitiva, ma deve ritrovare quella solidità che ha avuto all'inizio del campionato. Per Sky Sport 24, Michele Gallerani e Andrea Zorzi.